È la storia di un uomo che viene accusato di aver ucciso il suo migliore amico, imprigionato e processato. Quindi è un legal thriller, perché è ambientato in Corte d'Assise, ma è un thriller psicologico, perché il processo è raccontato con gli occhi atterriti di chi perde la libertà, viene scaraventato in un abisso e cerca di riconquistare un'esistenza ormai perduta. I fatti sono completamente inventati, ma le emozioni sono assolutamente vere. Quindi personaggi di fantasia raccontano sentimenti, idee, sogni e debolezze che sono tipiche dell'uomo anche quando questo uomo è un giudice. Naturalmente in parte, in quanto molti aspetti sono giustamente romanzati, però il nocciolo duro dal punto di vista della personalità, c'è un uomo pieno di difetti, pieno di imperfezioni, che commette molti errori e che cerca di risalire la china riconquistando una vita che ha rischiato di perdere. Beh, questo aspetto dello smarrimento e della riconquista sono aspetti che mi appartengono.